è l'unica alternativa ecosostenibile e percorribile per alleviare i disagi sulla statale 163. L'arrivo dell'estate ha ribadito che le vie del mare sono il percorso sul quale insistere per aiutare la mobilità della Divina. Ne è convinto anche Marcello Gambardella, alla guida della Travelmar, l'operatore che attualmente gestisce la maggior parte dei collegamenti tra Salerno e le costiere. Gambardella, anche vicepresidente del distretto turistico Costa d'Amalfi, è al lavoro in queste ore per una novità che potrebbe essere realizzata dalla prossima estate. Se ne parla da anni, ma anche Vietri sul Mare potrebbe tornare ad avere un collegamento via mare. Ieri un incontro al comune di Vietri. Stiamo avventurando su questo progetto per noi ambizioso, ma nello stesso tempo di coronamento del nostro sogno, quello di riuscire ad unire finalmente tutta la costiera amalfitana. Con l'approdo di Vietri riusciremo così a collegare tutti i comuni della fascia costiera e integrare finalmente un comune importante come quello di Vietri nell'ambito dei nostri collegamenti giornalieri che facciamo da aprile a novembre di ciascun anno. Quest'estate, l'estate targata 2019, che novità ci sono? Quest'anno stiamo ancora di più puntualizzando i nostri collegamenti. La novità è la prossima settimana la partenza del primo collegamento la mattina da Positano alle 8:20 con arrivo a Salerno al capoluogo alle 10, e questo consentirà di dare la possibilità ai turisti che sono su Positano di raggiungere tutti i comuni della fascia costiera e il comune capoluogo e di avere a libero accesso alla stazione ferroviaria e a tutti gli altri servizi di collegamento. E penso che sia un passo importante. Ancora adesso cerchiamo di migliorare la gamma dei servizi da noi offerti per puntare sempre più in alto e raggiungere 1,5 milioni di passeggeri, perché questo è l'obiettivo che noi ci poniamo entro il 2020. Del mare restano l'unica soluzione al momento percorribile per alleviare dal traffico la statale 163, la strada della costiera amalfitana. Sì, sicuramente è l'unica alternativa ecosostenibile e percorribile, come giustamente è stato detto, perché la strada è quella, non si può allargare, non si può avere una variante, l'unica via alternativa è il mare.